E quindi c'è proprio una donna che ovviamente ha forse avuto dentro di sé l'incapacità di non essere riuscita ad essere, a trovare forse il vero amore, a tenere insieme una famiglia, a tenere insieme un nido. Eccoci qui, siamo online. Ciao Gabriele. Ciao Fabio, buongiorno. Oggi hai la stanza più luminosa del solito, devi avere probabilmente il sole proprio che batte diretto, perché si nota proprio più luminosità. Buon segno, buon segno. Grazie. La luce interiore si manifesta all'esterno talvolta. Oggi, Gabriele, ho qui un salotto, diciamo una domanda più che un salotto. Il salotto è quello che stiamo facendo noi. E molto particolare. E tra l'altro c'è pure la data di nascita. E volevo capire da te cosa ti sembra la parola sincrono, cosa ti dà a te come significato, ecco, dentro di te. La parola sincronicità, perché qui si sta parlando di due eventi che avvengono simultaneamente. Cos'è per te la sincronicità? Sì. È una domanda che non è facile dare una risposta univoca, no? Che possa comprendere una sola situazione. Se stiamo parlando di antenati, si parla di, può essere che si ripete un evento sincronico che tu ripeti e quindi va collocato nella tua vita e quindi va sistemato laddove sia da sistemare. Poi le sincronicità che ci succedono nell'arco della giornata, nell'arco di una vita. Io ho imparato sempre una cosa, a tenerle sempre tutte sott'occhio, perché alcune volte ci sono sincronicità che possono essere, possono sembrare delle buone opportunità, invece bisogna sempre allungare l'occhio e capire se ho smosso qualcosa per cui ne arrivano tante e devo saper scegliere, oppure è quella giusta. Quindi questa è la domanda che mi faccio nelle mie sincronicità, quello che è il mio vissuto. Proprio ieri ho avuto una sessione dove una persona, vabbè, l'argomento è suo privato, sta annotando tutte le sincronicità e mi ha impressionato il fatto, siccome qui c'è una sincronicità che poi non è che sia proprio l'argomento di base, la sincronicità, però mi ha impressionato un po' la quantità di dati che questa persona ripone su computer, dire la verità. E tra l'altro in cloud, quindi può vedersi lì anche se col cellulare, quindi aggiornarli se è in viaggio. E lui a mano che va avanti mi ha detto: io noto sempre più sincronicità. E io appunto gli ho detto: guarda che la matrice, come la chiamo io, chiamala come vuoi, più si sente osservata, più ti regala sincronicità. E infatti volevo così capire da te cosa ne pensavi, ma più o meno insomma, mi aspettavo la tua risposta. Non che fosse, cioè, non che fosse ovvia, però diciamo che è naturale. Naturale Comunque le sincronicità arrivano nel momento in cui comincia a smuovere qualcosa. Quindi laddove giusto. comincia a smuovere qualcosa, cominciano ad arrivare, quindi lì bisogna sempre centrarsi, per mia esperienza, un attimino prima e capire è la sincronicità giusta e come affrontarla, perché alcune volte ci si prende l'entusiasmo, wow, adesso spacco tutto, si smuove tutto e poi dopo magari non ti aspetti la parte dopo, no? Io sono sempre molto prudente, piano A, piano B, C. Se possibile, però Ah, io, questo sono il io, di eh. riserva, il di Questo riserva. sono io, però, chiaramente. Perché? Ma perché con anni di esperienza ho dovuto imparare a capire come si muove la mia energia. Quindi alcune volte sì, mi entusiasmo, però cerco anche di essere con i piedi, stare con i piedi per terra. Ma mi è venuto in mente adesso, cioè non è che lo faccio. Sono un appassionato di Moleskine. Che sono, permetto ragazzi, che non è niente di organizzato in tutto No, questo, infatti. ecco. E praticamente, vabbè, cerco di far vedere in velocità la pagina. Ecco, questa è la prima pagina. Più Tanto si può fare il fermo immagine, Fabio. sì, ma già non capisco io la mia calligrafia, quindi vai tranquillo che sono fiducioso, nessuno prenderà le mie sincronicità. Beh, insomma, sta di fatto che, tra l'altro l'ho preso rosso per un motivo energetico, e
cioè più io scrivevo, le chiamano sincronicità, sì, lo studio delle sincronicità, più scricchiolava qui dentro, più andavo avanti. Cosa significa? Che alla matrice noi dovremmo prendere l'abitudine di parlarci. Io la chiamo la matrice, ragazzi, guardate, cioè l'equazione che ci sta proiettando tutti, ecco, l'equazione che ci sta proiettando me, Gabriele, il microfono, se c'è un, non so, una telecamera, come prima ti ricordi che non mi partiva e bastava semplicemente selezionare un tastino. Sincronicità, sincronicità, e per sincronicità c'è anche il rapporto tra me e Gabriele, che ci siamo conosciuti casualmente nel passato. Io ho detto: che sincronicità, quest'uomo diventerà operatore della Nez Academy. Sincronicità vuole che siamo già a quante puntate, non lo so, tantissime, 50 forse a momenti, non, so, non lo so, c'è, non numeretto... le ho più contate. No, c'è il numeretto vicino, però c'è, sì, erano, penso che siamo in una quarantina, quelle, forse. C'erano quelle precedenti, sì, sì, sì. Allora, beh, tanto per i nuovi, Gabriele si occupa di, non di sincronicità, anche di quello, ma si occupa, diciamo, del passato, presente e futuro di una persona, futuro nel senso cosa posso fare per migliorarti la vita, da ogni punto di vista. Quindi chi adesso vedrà la sua canalizzazione, chiamiamola così, che rimarrà un po' ad occhi aperti, perché per la precisione di certi dati, e mi raccomando, cliccate sul link, lo trovate anche di fianco al titolo su Facebook, a destra, nezacademy.net/operatori Gabriele Serra, e poi c'è la possibilità per avere, come per questa persona che si chiama Fernanda D, e arrivo alla sua domanda, una possibilità di avere una domanda in diretta, insomma, però dovete essere bravi come questa, perché l'ha fatta bella pomposa. Vado, Gabriele? Vai, vai. Allora, mi chiamo Fernanda D, noi non diciamo mai il cognome, e sono nata il 22 gennaio del 71. Ho un problema sempre avuto nella mia vita, aspetta, perché io l'ho ristampato, avevo fatto le correzioni perché c'erano degli errori. Comunque, ho avuto sempre un problema nella mia vita, seri problemi nel trovare casa. Ho fatto molti traslochi nella vita. Sono stata sposata con un uomo inconcludente, e quando sono riuscita a comprare finalmente casa per problemi economici, l'ho presa per un soffio a causa di un disguido bancario e finì all'asta. E questo conciliò subito dopo la separazione dal mio ex marito. Sono stata spesso in case piene di umidità, ora mi ritroverò tra qualche anno a dover traslocare di nuovo. E sono veramente stanca. Cosa sto, perché trasloco stanca, cosa sto scontando per porre fine a questo giro impossibile di traslochi? Grazie. Ti è chiaro? Sì. Sono due i punti di base, insomma. Sì. Separazione e questa sincronicità che lei pone di fronte a separazione e traslochi. Cioè, una costante di traslochi, in parole povere. Sì, 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 è un ripetersi di uno schema, ripetersi di uno schema. Allora, adesso vedrete, Gabriele, tu hai capito tutto, vero Gabriele? Sì, sì, più o meno sì. Ok, ok, vedrete Gabriele all'opera, quindi preparatevi, lui carta e penna. Che penna c'hai oggi? Ormai è diventata famosa la sua penna nera, vabbè, la sono preso per mercato come tutte le altre. Nero lutto. Faremo la colletta e lui poi prenderà appunti, perché esperienza del passato rischiava di dimenticarsi, lo dico per le persone che lo vedono per la prima volta, e poi ci spiegherà cosa lui ha visto per questa Fernanda D. Ok? Ok. Ti è tutto chiaro? Sì, tutto chiaro. Ok, io adesso ti metto in tutto schermo, se sei pronto ti faccio partire. Okay, a dopo allora. Buona canalizzazione. Grazie, ok, a dopo, ciao ciao.
Ok, eccomi qua. Scusami Gabriele, non riuscivo a cliccare sul tasto. Oggi mi fa Bene, è una fa un po' giornata disperato strana oggi. il programma. No, il programma mi ha fatto un po', ma è tutto andato bene dopo, in seguito comunque. Sì. Non riuscivo a capire, dicevo, ma perché non mi si sblocca? E dopo è andato. Allora, raccontaci un po' di questa persona. Ma allora, ovviamente uno schema come questo forse è la prima volta che mi capita così ripetitivo nella vita, no? Tanti traslochi, case umide, una casa che finisce all'asta, con ovviamente tutto sempre riconducibile un po' da manuale, no? Alla mamma, no? Rapporto con la mamma, però non menziona nulla su questo, no? E quindi mi verrebbe quasi da dire che un nome come questo sia un nome preso in genealogia, no? Non so se questo ti dà un po' questa impressione anche a te, non è un nome molto attuale. E comunque potrebbe essere che mi stia spuntando, come succede alla maggior parte di noi, un'antenata specifica, come infatti adesso spiegherò. Perché ce n'è una che non è neanche tanto lontana, cioè non in alta genealogia, che ha subito violenze da parte di un marito alcolista, ok? Che ha avuto tanti figli. E poi si è ritrovata a doversi separare, proprio divorziare da quest'uomo in tempi in cui questa cosa praticamente non era forse neanche contemplata. Lo schema di questa antenata è che poi finisce ovviamente senza casa, con dei figli un po' allo sbando. E quindi c'è proprio una donna che ovviamente ha forse avuto dentro di sé l'incapacità di non essere riuscita ad essere. A trovare forse il vero amore, a tenere insieme una famiglia, a tenere insieme un nido. Quindi questo è un segnale molto forte di una donna che si è dovuta paradossalmente raffreddare. Ok? E non la sento in genealogia alta, la sento abbastanza recente. Altra cosa, che mi sconta è ovviamente sono degli aborti. E tanti lutti in genealogia di uomini che muoiono lasciando delle vedove con dei figli, quindi grandissima matrice di abbandono. Ovviamente lei che ha lo schema della casa, c'è una forte il senso di abbandono non le fa credere, non le fa forse incontrare il vero amore in cui credere, o la paura addirittura del vero amore. Per cui crea delle situazioni di uomini improbabili che paradossalmente forse lascerà. Adesso io non so a che età lei abbia conosciuto il marito inconcludente, però penso che sia una donna sulla cinquantina. Però trovandosi in uno schema dove poi dopo quella vendita all'asta ha dovuto poi traslocare delle altre volte, mi fa pensare che sia stato un matrimonio da giovane, quindi è stata forse ragazza. Altra cosa in genealogia che mi ha colpito è stato un uomo che aveva una barca un pochino più, non dico un peschereccio, però quasi, che usava per andare a pescare, che gli viene affondato, quindi perde quello che poteva essere il suo mezzo di sostentamento. E da lì lo ricondurrei al discorso della liquidità, mancanza di liquidità e dell'umidità che poi si ritrova in casa. Ovviamente questi sono tutti i punti di partenza dal quale iniziare. Quindi capire se ha schemi sul denaro, sull'abbandono. E ovviamente schemi di paura del vero amore, l'incapacità di riuscire a mantenere o a poter addirittura avere una casa per sé con la separazione di quell'antenata, che poi ha avuto dei figli paradossalmente forse anche allo sbando. Qualcuno anche con vite un po' interrotte, con una cosa che vedo nella sua genealogia, figli che muoiono prima dei genitori. E c'è questo grandissimo trauma. E quindi sono tutta una serie di situazioni è presente quando una situazione per una donna diventa, sai, avere una casa, che cosa comporta realmente, visto i traumi precedenti? Come avere il vero amore o avere dei figli. Quindi c'è un po'
una fuga dei programmi degli antenati e c'è un ripetere uno schema di trasloco, come se non avesse dove mettere radici. Ok. Oggi sei silenzioso, Fabio, come No, mai? ti sto Sto ascoltando, ti sto ascoltando. Ero scherzando. concentrato, ti ho ascoltato anche mentre mettevo su e giù le cose. No, lo so, però di solito chiacchieriamo di più. Allora, c'è poi una Volendo vita posso chiacchierare, cioè, perché stavo ascoltando il No, filo uno, no, nell'logico. tranquillo, lo sai che noi due ci buttiamo un po' ogni tanto sempre la battuta, no? Allora, poi abbiamo un'altra vita precedente, concludo con questa, dove mi fa della vita da nomade. Una nomade, una gitana, una persona di anche qui, che non ha una finta dimora, una vita precedente in cui scappa da qualcosa perché succede qualcosa di grosso in quella vita precedente. Ma si riesce a capire quando fu o se è un po' in difficoltà, cioè, voglio dire, Allora, beh, qui le vite gitane sono, come si dice, gitane, non avevo gitane, capito nomadi. gitane. Sì, le vite gitane sono culture che si portano dietro da secoli, quindi può essere stata dovuta ad un'invasione di territorio e quindi lei mi perde paradossalmente il suo territorio e quindi vanno girando poi senza meta, cercando di usare quello che sono le loro capacità, le loro risorse che gli permettano di rimanere poco in un territorio. Quindi queste sono persone che in genere si danno. Ai nostri giorni c'è un po' la matrice dei furti, queste cose qua, però queste erano persone che si davano delle volte ai talenti da strada come attori piuttosto che cartomanzia ed era una donna che ha avuto questo tipo di esperienza. Addirittura si accavalla un'altra vita precedente da sei nomadi del deserto, no? I nomadi del deserto che anche loro vivono dove per loro. È però un po' diverso il concetto, perché loro sono un po' una civiltà molto antiche che sono quasi padroni della terra, quindi per loro non hanno bisogno di un posto specifico in cui stare. Quindi c'è una dualità in vite precedenti dove i valori di casa non sono come quelli che intendiamo noi, cioè avere un tetto sopra la testa, ma essere liberi, un discorso proprio anche di libertà. Ecco, questo è quello che. Quella che cercava mio nonno quando era amante della campagna, gli tirarono via quello che, insomma, costruirono palazzi a Milano. Non è che era un nomade, voglio dire, però l'animo della libertà esiste come archetipo in ognuno di noi, fondamentalmente. Certo. Quindi lei ha fatto una domanda ben specifica. Cosa sto scontando per? Io comincerei da gli abbandoni, gli aborti. Io preciso una cosa sugli aborti. Ci sono volte in cui molte persone stanno concedendo, devo fare delle sessioni mirate solo sugli aborti per tirarne via un certo numero, perché alcune persone veramente ne scontano veramente qualcosa come 15. Delle volte si presentano proprio nel campo aurico come se aspettassero che qualcuno gli desse la possibilità di risolvere quello che è comunque abbiamo parlato di matrice, di quello stiamo parlando, in modo che quella persona recuperi il suo campo vitale. Ne abbiamo sempre parlato abbondantemente degli aborti, però anche qui. L'aborto è una delle cose più pesantucce, insomma. Sì, e viene parecchio sottovalutata. Tra l'altro mi compromette la relazione sentimentale. Come diceva la mia cara amica Daniela, lo ripeto, ogni tanto lo ripeto questo, eravamo in un hotel, sai, presente il bar interni agli hotel, e lei mi disse una frase che, bene o male, il concetto già lo sapevo, però mi piacque come lei lo disse. Fabio, l'aborto è qualcosa che coniugi, una palla bollente, una patata bollente che se la lanciano all'altro, no, è colpa tua, no, è colpa tua, no, è colpa tua, no, è colpa tua, e va a finire che si separano e continuano ad accusarsi, tra l'altro. È molto vera questa cosa, ma io l'ho riscontrato molto questo anche quando c'è la morte di un figlio. Vabbè, quello Quello è un altro poi paio è. di mani. Non ci si dà pace. A seconda delle circostanze è una colpa continua che proprio crea proprio una rottura tra i due coniugi. Consiglio in quei casi è smettere di lavorare per un mese, perché sennò non riescono a elaborare il lutto e passerai ai discendenti. Questo no, ma lavora così dimentica, no, soffri così dimentichi, perché noi tendiamo a
reprimere, 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 reprimere il dolore. Invece dobbiamo urlarlo, buttarlo fuori. E se tu lavori come una dannata o dannato, non riesci a elaborare quel lutto, deve venire fuori. Deve venire fuori. Perlomeno parlo dalla mia Assolutamente sì. esperienza. Comunque io do un consiglio, se mi posso permettere, perché mentre Certo. parlavi a questa persona, prenda del sangue suo, per esempio, se c'è il ciclo, bene. Se non c'è il ciclo, quindi questo vale per tante persone, si fa con la macchinetta quella per la glicemia, 15, 16, 7 euro la trovi su Amazon. Faccia cadere delle gocce, 6 in particolare, volendo, davanti all'ingresso, e dica le seguenti parole: smetto di cercare da ora, io sono qui. E probabilmente smetterà di traslocare. Questo è un suggerimento che io do, è tutto simbolico come gesto, però mi è venuto in mente mentre parlavi. Speriamo che ci stia ascoltando, così, essendo anche forse questo un tema che diverse persone hanno, sarebbe interessante come spunto. Eh È certo, sempre dare un perché minimo di azione. sì, ma basta che non ci sia urina come alcuni suggeriscono. Anch'io suggerisco ogni tanto l'urina come segno di riconoscimento, ma lì può scatenare un sistema di protezione perché l'urina serve per marcare il territorio. E se hai avuto una suocera rompiscatole, è come se gli mettessi una sbarra davanti, quella si arrabbia di più. Ma se tu metti del sangue, nessuno avrà mai da che dire. E bastano 6 gocce, ma neanche 6 gocce, cioè. Sì, 3 gocce su un fazzoletto che poi tu fai così davanti all'ingresso e devi dire: ecco, io sono qui, ho smesso di cercare, ora sono qui. Basta una frase così più o meno, dove io mi fermo, basta, non mi muovo più, non mi muovo più. E ho visto che funziona. Mi è venuto il flash in questo Posso momento. suggerire questo salotto poi a quelle persone che magari hanno bisogno di qualcosa in più? Perché sai che mi capita tanto le persone: ma cosa devo fare io a casa? Se volete i No, compiti a casa dovete andare da Fabio. Dico sempre questo. ma su questi aspetti simbolici, che poi si è dato tutto su Jodorowsky. Il Feng Shui è nato 5.000 anni prima di Jodorowsky, nulla togliendo a lui con gli atti psicomagici, ma l'atto psicomagico nasce dalla storia. E 9.000 anni, se parliamo del Vastu Shastra in India, quindi la nostra casa può essere un mezzo proprio per modificare queste situazioni di trasloco continuo, continuo, continuo. Sì, ci sarebbero delle cose da dire sulla data di nascita, ma le lascio perdere perché ci vorrebbe mezz'ora per descrivere tutte. Ok. Bene, Gabriele. Allora, hai altro da dire? Scusami, No, 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 direi che ho fatto un quadro che poi si può comunque approfondire durante le sessioni. Ovviamente questo è un punto di partenza. Cominciare a capire chi mi sta ascoltando, se questa antenata era paradossalmente una bisnonna, una trisavola, se non anche più giù, e andare ad approfondire le matrici di abbandono e che cosa gli va scontando. Riportare chiaramente dell'energia di cui ci si sente un attimino più anche degni di poter avere una casa, no? Eh Perché sì. delle volte diamo anche per scontato il fatto che sì, una casa ce l'hanno tutti, però non è detto che tutti se la possono concedere per tutta una serie di motivi, no? Quindi bisogna entrare nella propria energia, nella propria profondità e capire che cosa comporta avere una casa e cosa è successo più su. Spese, tante, tante spese. Vero anche Hanno questo. calcolato che conviene di più andare in affitto, quindi vedi te. Noi avevamo fino a poco tempo fa un capannone in affitto, un capannone piuttosto grande, 2.000 metri coperto, mio padre. Però con le normative, questo e quello, dovettero ristrutturarlo tutto i nuovi arrivati. Solo le finestre, 100.000 euro solo per le finestre. Mio padre ha detto: basta, mi arrendo perché avere una proprietà significa avere un costo a fine anno. E quindi sì, affittate, prendete in affitto, signore, così non avete Sì. neanche il problema del trasloco. Dite:
Io mi metto qui, pago il mio affitto, non c'ho spese che non riesco a pagare. Paradossalmente anche io vivo in affitto. Io non, ora come ora, non comprare una casa, preferisco avere poche cose. Se devo spostarmi, mi sposto, ovviamente anche io. Questo è uno schema, però oggi come oggi, l'investimento di una casa, molti investitori lo sconsigliano perché è un capitale fermo. Però adesso non voglio entrare in discorsi che non c'entrano nulla con il discorso energetico, però è un punto che ora come ora molti prendono in seria considerazione. Ma anche una casa in affitto è una dipendenza in meno, perché prenderla vuol dire che sei tu. Cioè, per esempio, quando io avevo 8 anni, che vabbè, vedevo i morti all'epoca, 8, 9, 10 e 11 sono stati il massimo proprio. Chiamarono un medium, questo già l'ho raccontato più volte, e mi credettero perché ha descritto tutto, ma mia madre indagò e scoprì che sotto c'era un cimitero tappezzato alla fine dell'Ottocento. Diventare, per quello che io, le descrizioni corrispondevano a persone di fine Ottocento, di quel su per giù quell'epoca lì, ma mi venivano a trovare, non mi facevano niente, però io piccolino ero spaventato, no? 8 anni, cioè. E quando diventi proprietario, diventi un invasore di ciò che gli appartiene. Lì, vabbè, c'era un cimitero, un po' tutto da rivedere. Però qui dove sto io, per esempio, in affitto, in questo stabile, in questo open space, che probabilmente cambieremo, perché l'intenzione è andare a prendere un capannone piccolissimo, intendiamoci, che non pensiamo a... Cioè, mio padre vende il suo, io vado a prendere un in affitto, questa cosa è fantastica. E sì, perché qui non ci stiamo più, uno deve telefonare, tutti sentono, è un po' un casino. E il fatto di essere in affitto è... ti rende tutto più semplice, ok? C'hai 6 mesi di preavviso, però Gabriele, se tu vuoi andare via domani, puoi permettertelo trovando Però sì, qualcosa. è vero, Se invece sei invece magari ti indebiti per 30 anni. anni, oddio, è peggio che pe preferisco un trasloco, se ci penso preferisco un trasloco. Fai tempo a abbellirti la casa in affitto, fai tempo ad abbellirtela, a dire guarda, è mia, perché è così, perché tu dici i mobili li ho presi io, le pareti le ho colorate io, le ho messe come volevo io, batiscopa, eventualmente altri lavori, ma poi sono cose che rimangono lì. Non guardare a quello, guarda a quello che hai creato fondamentalmente. Io sono a favore dell'affitto, ecco, proprio. Diciamocelo, anche io. Sì, ma ci conosciamo, tu ed io. Comunque, tornando alla tua canalizzazione, che a me è piaciuta parecchio, mi è piaciuta proprio tanto questa canalizzazione. Infatti, quando mi hai detto, ma è perché l'ho proprio assolto, io mi immaginavo questa gitana, mi immaginavo. Sai che poi io sono uno di quelli che piace fantasticare con la mente, no? Non a caso ho scritto dei romanzi, insomma, che semplici, più per meglio scritti. E allora mi piaceva come li ha raccontati. E sono carini, secondo me, molto vicini a tutto quello che c'è stato, tutto quello che c'è stato. Bravo, veramente bravo. Grazie. Tra l'altro, capacità di esposizione è sempre in miglioramento, perché si sente che sta passando dalla mente al cuore tutto quello che dici. Non che prima non lo fosse, però, insomma. Bisogna fare l'abitudine un po' al fatto di sentirsi ripresi nel senso dalla telecamera, Sei già abituato. ma adesso sì, è passato ormai quasi un anno, Fabio, ad agosto facciamo un anno. Quindi Un anno che ti diciamo che sopporto. No, è carino, sì, è già passato un anno. È già passato un anno. Ad agosto passerà un anno, quindi insomma riesco a essere un attimino forse più sciolto. Avevo serie difficoltà con la No, fotocamera. non ti ho mai visto particolarmente irrigidito dalla telecamera. Diciamo che avrai avuto sì i tuoi momenti, quella. L'unica cosa, ecco, che ci vuole scherzare una persona è che a volte dici, cioè sei veloce perché tu hai tutto qui e hai paura, perché io conosco il tuo effetto, ho la paura che mi sfugga l'informazione. La conosco questa matrice, la conosco benissimo. E invece adesso hai detto, ma scusami, il treno non parte finché non salgo io, quindi Esatto. vado con calma, il biglietto l'ho pagato, sono a posto. Poi che ti prendi la storta che mi sono preso io con la valigia, Dai. però vabbè.
vogliamo parlarne quando andavo in treno per le città, se lo ricordano gli storici. Vabbè, sto cambiando discorso per niente. Comunque, suggerimento, diciamo, di questa persona è stare tranquilla e serena, vero? Sì, Gabriele, abbiamo sempre una soluzione per tutto, quindi bisogna semplicemente centrarsi un attimo, capire, già anche sapere una mezza guarigione, quindi darsi pace, no? Laddove non è un qualcosa forse di tuo, no? Poi tu inerediti poi degli atteggiamenti, fai degli errori tuoi in base a quello che succede, però intanto una volta che hai capito da dove è iniziato e si mette e si porta in soluzione, uno si rilassa e non pensi più che devi traslocare dall'oggi al domani o capitare in case improbabili, perché ci sono schemi che magari non sai e che ti fanno paura, invece li conosci, li stacco, lì già forse può succedere qualcosa. Io un'allieva, ma cerco di stare più staccato in modo tale che ci sia anche un po' di privacy, però due traslochi in un anno, ma traslocconi gli ho vietato, in senso ironico, il secondo per tutta una serie di cose, anche a livello economico, qua e là. Poteva benissimo rimanere dove stava, oppure no, perdonami, chiedo scusa, gli ho detto di fare il trasloco, scusami, ma di non muoversi più da lì, ecco, perché ormai aveva versato dei soldi, ma sono fatti suoi, però cominciare a dire ok, questo, ma poi basta, mi fermo, perché se no uno impazzisce, ragazzi, è un lutto un trasloco, è un lutto. Cioè, la stessa università di psicologia mi hanno detto, ci sono arrivati finalmente, che è paragonato a un lutto a livello profondo. Quindi pensa a quanti lutti una persona può avere. Io ho avuto un caso di una ragazza che era arrivata a 27 traslochi, ragazzi, ragazza, che avrà avuto manco meno di 30 anni. Cioè, nasceva con la valigia in mano, questa. Sì. Oddio, il trasloco all'anno da che è nata, in parole povere. E anche... guarda, anche a me è capitato il trasloco quando morì mia mamma. Quindi poi il lutto più trasloco fu, diciamo, un periodo un po' così. Però, ovviamente... prima il lutto o prima il trasloco? Prima il lutto, poi ovviamente di conseguenza il trasloco. Ho capito. Bene, Gabriele, allora chi è interessato, mi raccomando, per capire come venire fuori da un problema, da qualcosa che ti assilla, devi cliccare sul link che trovi in descrizione qui sotto da YouTube, qui sopra da Facebook, più il link per chi ci segue da Facebook anche di fianco al titolo, ma non sempre cliccabile, dipende dove lo trovi. In ogni caso ci cliccate, inserite i dati, poi è tutto semplice. Poi valutate le date che vi vengono proposte, insomma, e da lì fate un incontro. Tanto poi tornate, perché vedete i risultati a volte anche molto velocemente. Dipende un po' la situazione. Tutte le persone che conosco sono tutte contente, quindi posso solo che esserne orgoglioso. Bene, Gabriele, se non hai altro da aggiungere, no. Noi ci vediamo la prossima settimana, okay. Sempre sullo stesso canale, mi raccomando. Digitale terrestre. Lo hanno cambiato perché io sono rimasto ancora a quell'epoca. E ti ringrazio tantissimo di aver partecipato anche in questo salotto preziosissimo. Ok, grazie Fabio. Un abbraccione. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.